Ciao a tutti, Dream Like Moon vi dà il benvenuto al video riassunto della terza generazione della Not So Berry Challenge, la generazione gialla. Trovate il riassunto delle prime due seguendo il link qui sopra in alto a destra. Se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi, attivate la campanella e lasciate un like. Vi ricordo che in descrizione trovate i link a tutti i miei gameplay, ai canali dei miei amici youtuber e alla mia affiliazione Instant Gaming. Seguendo quel link potete acquistare videogiochi a prezzo scontatissimo e aiutare attivamente il mio canale. Direi che possiamo partire, quindi sigla! La generazione gialla è capeggiata da Marisol Berry, figlia unica di Rossana, erede di quella rossa, e di Damien, un sulanese che ha messo a repentaglio la vita di questa famiglia a causa di una tresca con il fratello più piccolo di Rossana, Crimson. Accanto a Marisol c'è Darren, il figlio del patrigno Barley. Le donne Berry, cioè la founder Ginko, Rossana e Marisol, insieme a Barley e Darren, vivono come una famiglia da qualche anno. È stata Ginko a crescere Marisol e la ragazza è molto affezionata a sua nonna. Pende dalle sue labbra quando lei racconta dei suoi viaggi a Sixam. È affezionata anche a Darren, che per lei è come un vero fratello. Ciò che non sa è che Darren ha una cotta per lei. Infatti, il ragazzo non trova il coraggio di confessarglielo. A parte questo, la vita dei Berry sembra scorrere idilliaca. Marisol si butta a capofitto sulla costruzione di un razzo spaziale e si esercita coi lavoretti in casa. Rossana e Barley sono sempre più affiatati. Ma il fato ci si mette di mezzo, portando via la matriarca di questa numerosa famiglia. Ginko lascia i tre figli e un gran numero di nipoti. Marisol, distrutta dalla dipartita della nonna, si consola con i suoi cugini e anche grazie alle attenzioni del suo quasi fratello. Per risollevarla, Darren le propone una vacanza su Lani, dove verranno ospitati dal padre di lei. Marisol, che da bambina non amava quelle isole selvagge, ora le vede con occhi diversi. Adesso che la vede più rilassata, Darren decide di muovere i primi passi e farle intendere i sentimenti che prova per lei. D'altronde, l'atmosfera dell'isola è molto romantica, e la fredda nonché calcolatrice Marisol decide di lasciarsi andare. Al ritorno, Silver, il cugino più grande di Marisol, si sposa. In mezzo a tutto questo romanticismo, però, Marisol non si decide a dichiarare alla sua famiglia la sua relazione con il suo quasi fratello. Le sembra una cosa sbagliata. Così Marisol e Darren portano avanti una relazione che lei obbliga a mantenere segreta. Quando spengono le candeline dei 20 anni, Darren cerca di convincere la ragazza a rendere noto il loro impegno, perché in fondo non c'è nulla di male. Quindi la ragazza si decide a parlare alla madre e rimane stupita nell'apprendere che Rossana sapeva già tutto e che si chiedeva quando Marisol si sarebbe decisa a sputare il rospo. Marisol inizia a lavorare per coronare il suo sogno di diventare astronauta, mentre Darren, da sempre appassionato di elettronica e informatica, lavora come programmatore. È al festival dell'idillio che Darren chiede la mano della ragazza e Marisol, forse sotto l'influsso di abbondante tè sakura, stranamente accetta.
Quello che Darren non sa è che inizierà un calvario per convincere Marisol a raggiungere l'altare, nonostante la benedizione della famiglia. Lei non pensa ad altro che allo spazio e a realizzare il sogno di raggiungere Sixam come fece la nonna. Disperato, Darren chiede l'aiuto dei cugini di Marisol, ai quali sa essere affezionata. Il gruppo, molto unito, inizia una strenua opera di convincimento, alla fine della quale Marisol cede. La coppia decide di sposarsi a Sulani, il luogo dove non solo si sono uniti in matrimonio i loro genitori, ma anche dove Marisol è stata concepita. Uno dei matrimoni più memorabili per la famiglia Barry. Al ritorno, Darren non vede l'ora di mettere su famiglia. Marisol non è d'accordo, è troppo concentrata sulla carriera. Ma Darren trova un metodo per farla capitolare e il fato, cioè io, pensa al resto. A questo punto, apprendendo della gravidanza della figlia, Rossana decide che può andarsene in pace. Barley, che non può stare senza la moglie, la segue poco dopo. Così è con il cuore ancora in lutto che Marisol partorisce. Non una, non due, bensì tre bambine. Perla, Alba e Crystal. Per fortuna ci pensano papà Damien e i numerosi cugini ad aiutare con le piccole pesti. Ma torniamo un attimo dai cugini, quelli da parte di madre. I figli di Ruben e Crimson, fratelli di Rossana, sono così uniti da organizzare un triplo matrimonio. Così si sposano Sophie, secondogenita di Ruben, e gemelli Jean-Paul e Mary Lou, figli del vampiro Crimson. Radiose le tre spose e assolutamente innamorati i tre sposi. Torniamo dalle piccole pesti. Perla, Alba e Crystal danno un sacco da fare a Marisol e Darren. Maple, cugina da parte di padre di Marisol, decide di trasferirsi momentaneamente a casa loro per dare una mano con le bambine, altrimenti Marisol non riuscirà a concentrarsi sui suoi obiettivi. Ora che il razzo è aggiornato al massimo, Marisol riesce finalmente a coronare il sogno di visitare Sixam. Ma il tempo vola e le tre piccole pesti diventano finalmente un po' più grandicelle. Ecco a voi Perla, Alba e Crystal. Inutile dire che queste tre sono sempre in moto e papà Darren è lieto di assecondarle. Adorano lo sport, giocare con le amiche e il clima all'aperto tipico di Sulani. A proposito di Sulani, parliamo di Antea, figlia maggiore di zia Vivian, sorella dell'ormai defunto papà Damien, del quale ha ereditato la casa. Anche lei si sposa sotto lo sguardo di tutta la famiglia. Il tempo vola di nuovo e in un lampo le bambine si trovano a festeggiare il loro compleanno a Komorebi. Quale posto migliore per tre appassionate di sport? È un bel periodo per l'intera famiglia. I matrimoni tripli continuano. Questa è la volta dei fratelli minori di Antea, i gemelli Acer e Maple e dei figli gemelli di Silver, Richard e Lawrence.
E giunge per voi il tempo di votare chi fra la ponderata Perla, la scatenata Alba e la dolce Crystal diventerà l'erede della generazione grigia. La vostra scelta cade sulla prima nata delle tre gemelle, Perla, che con le congratulazioni più o meno sincere di tutta la famiglia avrà in mano le redini dei Barry. E io vi aspetto nelle avventure della quarta generazione della Nuzzo Barry Challenge. Vi ringrazio per aver visto questo video. Se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi, attivate la campanella e controllate i link in descrizione, dove trovate i canali dei miei amici youtuber e i miei social, tra cui la pagina Instagram principale, Francesca Trentini Autrice. Ci vediamo alla prossima e vi auguro una stupenda, stupenda giornata! Ciao a tutti!